Diciamo che ieri abbiamo esaurito questo argomento relativo ai primi due grosse tipologie di impianti motori termici che abbiamo studiato, visto abbastanza in dettaglio gli impianti motori a turbina a gas. Abbiamo visto le cose più importanti degli impianti motori con turbina a vapore e, cosa altrettanto importante, abbiamo visto questi impianti che nascono dalla combinazione di entrambi e che abbiamo detto, abbiamo ripetuto, rappresentano, diciamo, il modo più efficiente oggi per la produzione di energia elettrica per via termodinamica, quindi con la conversione dell'energia termica in energia meccanica. E tra poco, dovremo appunto adesso in pratica andiamo a studiare, a vedere un attimo come è fatto e come funziona l'ultimo impianto con motore termico che resta da studiare. E però prima di abbandonare completamente, perché poi sarebbe strano tornare indietro, mi sarebbe piaciuto farlo di pomeriggio questo esercizio, ma però diciamo non ci siamo trovati come fila. Mi farebbe piacere, giusto per ricapitolare, per prenderci un attimo conto di tutto quello che abbiamo detto finora, facciamo una volta tanto, facciamo un'esercitazione su questi impianti che abbiamo appena studiato. Mi sono appuntato i numeri perché altrimenti metterci a fare i calcoli adesso sarebbe ci porterete via troppo tempo. Ok, allora. Allora, immaginiamo che abbiamo assegnato semplicemente per il nostro impianto il rapporto di compressione i tipici parametri di input quando si va a fare un calcolo di questo genere. Un rapporto di compressione che, come sappiamo, viene scelto a seconda se si vuole ottimizzare il lavoro specifico utile o il rendimento, o il progettista potrebbe anche scegliere, sappiamo, sono due valori diversi che tendono a essere tanto più diversi quanto più è alta la temperatura massima del ciclo. Il progettista quindi può scegliere di ottimizzare o l'una o l'altra prestazione, o volendo anche mettersi un po' in mezzo in modo da ottenere valori
elevati per entrare. Assegniamo, come sapete, la temperatura massima è un parametro importante perché fa crescere sia il lavoro specifico sia il rendimento. Tutte quelle curve che abbiamo visto in funzione di beta, per esempio, sono parametrizzate in funzione proprio della temperatura d'ingresso in turbina. Al crescere di questo abbiamo una famiglia di curve dove i picchi sia di lavoro specifico sia di rendimento tendono a crescere, a spostarsi verso l'alto. Abbiamo detto che ci sono delle forti motivazioni economiche, tutto sommato, che suggeriscono di fermarsi ad un certo valore per questa temperatura, perché chiaramente al crescere di questa temperatura crescono le sollecitazioni sugli elementi, sulle pale dei primi stadi della turbina, e quindi diciamo c'è bisogno di interventi strutturali e scelte di materiali tali da sopportare le temperature via via più elevate, e questo di volta in volta il progettista deve valutare quanto convenga investire, diciamo, sui costi di produzione della macchina a fronte di un miglioramento delle sue prestazioni. Scegliamo un valore intermedio del 200 gradi centigradi per l'articolo 3. Dopodiché supponiamo di avere a che fare con delle macchine disponibili sul mercato, per le quali, diciamo, il costruttore, come spesso accade, dichiara un rendimento politropico, quindi sia per il compressore un valore medio alto, diciamo 0,86, e sia per la turbina in generale, insomma, mediamente nello stesso impianto la macchina motrice riesce quasi sempre a spuntare con un valore di rendimento leggermente superiore. L'avevamo anche accennato, ci torneremo sopra quando approfondiremo il discorso sui singoli componenti. Dopodiché, non ci serve altro, insomma, diciamo, l'obiettivo qual è? Calcolare il lavoro utile specifico e il rendimento globale del ciclo. Ricordiamoci che per l'aria il ciclo P consideriamo costante, che si può fare, diciamo, con una discreta approssimazione. Consideriamolo fare 0,05 kJ per kilogrammo Kelvin, e K quindi sarà 1,4. Per i gas che espandono in turbina per essere precisi, un po' più precisi chiaramente, anche soprattutto per i gas dove le temperature sono molto più elevate, non per l'aria trattata dal compressore, diciamo, l'ipotesi di calore specifico costante sia con la pressione sia con la temperatura comincia a vacillare un po'. Però chiaramente se ci mettiamo a voler risolvere l'integrale di C con P in dt non riusciamo a fare due conti questa mattina, quindi assumiamolo
costante con la temperatura, è però diciamo leggermente diverso da quello dell'aria. E il K è un po' più basso di quello dell'aria, diciamo 1,33 circa, così come valore di rigore. L'aria entra nel compressore nelle condizioni, nell'ambiente, facciamo che sia una giornata un po' più fresca rispetto a quella di oggi, diciamo 288 Kelvin. Quindi chiaramente la prima cosa da fare, dobbiamo costruire il ciclo, cioè i punti 2', 3 e 4', 3 è assegnato al valore 1,433. I punti 2', 4', li dobbiamo ricavare. Il punto 2 è facile perché l'abbiamo scritto tante volte, tipo 2 sarà tipo 1 per beta elevato a lambda, dove lambda è K-1 su K, che quindi sarebbe 1.4 meno 1 su 1.4, 2 su 7 fa circa 0,286. Quindi il tipo 2 sarebbe 288 per 15 elevato al 2,286, 288, 15 elevato a questo fa un numero circa 2,17. E quindi avremo 625. Per il punto 2', la pressione la conosciamo, quindi chiaramente quella del tipo 2 e del T2', chiaramente le pressioni le conosciamo, e appunto ci stiamo calcolando. Per individuare il punto abbiamo bisogno dell'altro parametro, ovvero della temperatura. Il tipo 2 è stato semplice, considerando reversibile la adiabatica di compressione, applicando l'equazione della trasformazione dell'adiabatica reversibile, abbiamo immediatamente ricavato il valore della temperatura di fine compressione. Ok? Chiaro? Bene, per la temperatura di fine compressione reale, possiamo utilizzare, allora abbiamo quella della temperatura di fine compressione isentropica, e potremmo utilizzare, vi ricordate, la definizione del rendimento isentropico, che era proprio il rapporto tra
il lavoro speso nella compressione reversibile e quello speso nella compressione reale. Okay? Possiamo scrivere in questo modo. Punto è che chiaramente quando noi consultiamo, come avevamo detto a suo tempo, quindi questo esercizio ci serve a ribadire un po' di cose che abbiamo detto, che magari un po' di sfuggita poi possono essere trascurate. Facciamo due moltiplicazioni, due dita, insomma ci resta meglio impressi i concetti da cui a cui ci stiamo ispirando. Ok? Dicevamo, se noi facciamo riferimento appunto a delle macchine reali, come esistono i cataloghi di qualsiasi oggetto, i cataloghi del produttore di telefoni, del produttore di automobili, di motociclette, eccetera, saranno un po' meno diffusi, saranno un po' più difficili da procurarsi, ma esistono anche i cataloghi, nel senso che salvo costruzioni su commessa, i grandi costruttori di compressori, di turbine, hanno una produzione più o meno standardizzata di cui forniscono i datasheet, le prestazioni. Tipicamente, come quindi dicevo, abbiamo visto, per un motivo importante, il motivo è che questo rendimento isentropico è sensibile al rapporto di compressione e quindi diciamo è meno facilmente generalizzabile. Normalmente il costruttore, quando vuole dare un indice del grado di bontà della macchina che produce, mette sul mercato, fornisce invece quell'altro tipo di rendimento che, come ricorderete, è insensibile e invariante con il rapporto di compressione o di espansione, se parliamo della macchina motrice, ovvero quello che abbiamo definito rendimento politrofico o della compressione o della espansione. Ok? Guardate questi concetti appunto, questi esercizietti servono a ribadire, a mettere bene a fuoco questi concetti. Quindi noi per fare il nostro calcolo evidentemente abbiamo bisogno di questo valore, il costruttore ci fornisce il valore dei rendimenti politrofici delle macchine. Se ricordate, noi ricavammo con un po' di passaggi una relazione che lega il rendimento politrofico, per esempio, di compressione. Possiamo scrivere così. Beh,
abbiamo questa espressione e però possiamo, se vi ricordate, abbiamo legato i due rendimenti che abbiamo definito. In particolare abbiamo visto, semplicemente facendo un po' di trasformazioni, che il rendimento isentropico lo potremmo scrivere per esempio così. Cioè facendo comparire il rendimento politropico come esponente del beta nella espressione del e quindi vabbè, i numeri ce li abbiamo. Questo era 15 elevato a, abbiamo detto 2.17. Questo è meno 1 diviso, questo è 15 elevato a 0.286 diviso, quanto abbiamo detto, 0.86. Confermato, se vi volete divertire potete controllare, come è chiaro ci sono varie cifre decimali, io mi sono fermato a quella, potete rifare i conti e viene un numero abbastanza vicino a questo che ho arrotondato a 0,8. La cosa appunto che possiamo sottolineare è diciamo la conferma attraverso i numeri, la conferma di un risultato teorico che avevamo trovato, ovvero che questi rendimenti, diciamo, se io ho il rendimento politropico che è una caratteristica della macchina e quindi è insensibile al valore del rapporto di compressione, e in questo caso era 0,86, e poi invece abbiamo il rendimento isentropico che diminuisce al crescere del rapporto di compressione. In questo caso il beta non è particolarmente elevato, quindi con un beta 15 diciamo ci arriviamo ad avere questo valore 0,8 per il isentropico. Se ripetessimo i calcoli con beta 20, 25 eccetera, troveremmo valori ancora più bassi per il isentropico, mentre la qualità della macchina chiaramente è indicata da un valore costante che è questo. Okay? Il problema è quello, se ve lo ricordo, ve lo accenno solo, non ho intenzione di ripetere una cosa sulla quale ci siamo trattenuti a lungo, abbiamo visto per bene, e il motivo è quel che si chiamava controrecupero, no? Che pesa, grava sempre di più al crescere del rapporto di compressione, quanto più si distanziano le isobare, diciamo, quel contributo negativo al lavoro che si spende per
la compressione cresce più rapidamente di quanto non faccia evidentemente il lavoro che si spenderebbe nella compressione reversibile, e quindi questo è il motivo fisico per il quale, diciamo, il rendimento così come isentropico, così come l'abbiamo definito, tende a diminuire, a crescere di beta. Questo, qualunque sia, diciamo, il grado di qualità della macchina. Okay. E quindi, diciamo, questo, andiamo avanti. Per cui, se mettiamo 0,8 qua dentro, ok, otteniamo il valore della T2 finale, che è intorno ai 700, che non mi ricordo, 710. Scuserete se non sono perfettamente in scala questi punti. Diciamo che abbiamo, come vedete, una discreta differenza sulla temperatura finale dovuta alle irreversibilità che si incontrano nella compressione reale rispetto a quella ideale. Okay. Il punto di contrasto è assegnato perché è nota la pressione, perché era noto il rapporto di compressione, quindi assumendo T con 1 un certo valore noto, in generale quello dell'ambiente nel quale il compressore va ad aspirare l'aria, quindi uno sa dove sta questo compressore, quindi conosce la pressione di quell'ambiente, quindi P con 1 è noto, P con 2 sarà P con 1 per beta, quindi in questo caso per 15, quindi P con 2 è nota, T con 3 l'abbiamo fissata noi per quel discorso che facevamo sulla resistenza dei materiali di cui sono fatte le parete della turbina, quindi il punto 3 è univocamente determinato. Dobbiamo ricavare i punti T4 primo. Devo cancellare qualcosa, se no. Va bene, allora analogamente, quindi abbiamo fatto questo riepilogo, tutte cose che già avevamo discusso senza numeri, solo con i simboli, ma l'avevamo discusso, mi pare, con una certa calma, e quindi non ci stiamo soffermando più di tanto. E come ricorderete, se insomma abbiamo parlato della compressione, adesso possiamo andare ancora più in fretta, diciamo, per quanto riguarda l'espansione, che è appunto la trasformazione simmetrica rispetto a quella di compressione, però speculare, come se fosse vista nello specchio. Diciamo, le equazioni quindi che andiamo ad applicare sono le stesse con le dovute precisazioni, e quindi sempre nel considerare prima l'espansione adiabatica reversibile, ci ricordiamo che appunto che T3 e T con 4 stanno fra loro come l'inverso del rapporto
fra le pressioni elevate al solito esponente lambda. E quindi diciamo che questo ci consente di calcolare immediatamente t con 4 come t con 3 diviso beta elevato a lambda, e quindi mettendo i numeri sarà 1473 diviso 15, però attenzione, lambda non è 0286 perché questo era per l'aria, per il gas sarà 1,33 meno 1 diviso 1,33 e quindi 0,33 su 1,33 che fa un po' di meno, fa 0,24, 25, non mi ricordo. Grazie. Ok. E questo quindi ci porta a una temperatura T con 4 abbastanza simile a quella di fine compressione reale, quindi come parla oltre di proviamo perché dovrebbero venire fuori 740 Kelvin. Ok? Analogamente ci ricordiamo la definizione del rendimento isentropico dell'espansione come il lavoro che si ottiene nella trasformazione reale sul lavoro che si sarebbe ottenuto nella trasformazione reversibile. Andiamo spediti su questo. E quindi ancora una volta questo ci consente di ricavare T4' come T4 meno T3 meno T4 si perda il rendimento isentropico, dove questo l'abbiamo appena calcolato e come al solito ci resta da valutare un attimo prima il rendimento isentropico della turbina, quindi quello che abbiamo detto per il compressore è inutile, lo ripetiamo pari pari per la turbina. Il costruttore ancora una volta ci ha fornito il rendimento politropico della macchina, dobbiamo utilizzare un'espressione tipo quella di prima che ci consente di calcolare il rendimento isentropico, noto beta, evidentemente noto il rendimento politropico dell'espansione, e quindi questo è qualcosa di questo genere, uno su beta elevato a lambda per eta t politropico su 1 meno 1 su beta elevato a lambda, dove appunto i termini sono quelli quelli che conosciamo, insomma abbiamo tutti i numeri. Se facciamo, se mettiamo i numeri giusti per lambda, lambda quello del gas che abbiamo calcolato un attimo fa, leggermente diverso da quello che abbiamo calcolato prima, beta che è sempre 15, il rendimento è quello politropico, è quello assegnato 0,88, e alla fine viene fuori un valore
ancora una volta con un po' di arrotondamento per viene fuori il valore 0,92. Ok, ancora due parole su questa differenza fra i due valori numerici dei rendimenti. Come al solito vi ricordo quello che ho detto prima, l'espansione la possiamo guardarla come la compressione vista allo specchio, quindi dobbiamo ribaltare tutte le considerazioni che abbiamo fatto per la compressione, in particolare relativamente a questi rendimenti. Diciamo, abbiamo visto che il rendimento politropico è insensibile al rapporto di espansione, diciamo in questo caso, mentre invece il rendimento isentropico dipende dal rapporto di espansione e un po' all'inverso di quello che abbiamo detto sull'alto compressione, in espansione questo rendimento isentropico cresce al crescere del rapporto di espansione, e questo, diciamo, appunto, questi numeretti ci confermano questa cosa, cioè che il valore costante, che è un indice della qualità della turbina, il costruttore ci ha detto: guarda, questa turbina ha qualità che è rappresentabile mediante un numero secco 0,88, e poi dipende da quali condizioni di pressione Montevalle della macchina imponiamo, e imponendo quindi un rapporto 15 di espansione, la macchina lavora con un rendimento di espansione definito secondo la definizione dell'isentropica pari a 0,92. Quindi se il rapporto fosse stato, invece di 15, fosse stato 20, 25, 30, avremmo trovato dei valori un po' più alti per questo rendimento. Okay? Quindi, diciamo, tutto questo significa che, mettendo i numeri qua dentro, ritroviamo Q4 primo, che Q4 era 740, questo sarà 800 e qualcosa, 798. Ciclo è definito e quindi possiamo calcolare le nostre prestazioni abbastanza agevolmente. Professore, sulla formula di per calcolare il T con 4, a me esce 65 inserendo quei valori. Che cosa? 65 Kelvin T con 4. Perché lui ha messo T con 4, lava la T con 3, non è T con 4, ma è T con 3, non T 4, per essere esatto. Sì. Giusto. T con 3. Perfetto, però è da sottolineare l'attenzione, sì, scusate, chiaramente T con 3 è quella di partenza meno il delta per ho banalmente confuso il peso. Cioè, è chiaro, no? T con 3 questo qui meno il delta T per il rendimento, cioè partire da T con 4 e andare a sottrarre non avrebbe nessun senso, solo un errore di scrittura. Ok,
Va bene, comunque grazie a entrambi. Eric ha fatto il calcolo, è il collega perché immediatamente ha individuato la svista e tutto ok. Allora, quindi passiamo alle prestazioni, quindi il lavoro utile reale, specifico, sarà evidentemente la differenza tra il lavoro di espansione e il lavoro di compressione e quindi diciamo per unità di massa di fluido evolvente nelle due macchine, diciamo, quindi potremmo scrivere che questo sarà evidentemente H con 3 meno H4 primo meno H2 primo meno H con 1, ovvero C con P del gas per T3 meno T4 primo meno il C con P dell'aria per T2 primo meno meno T con 1, ok? Questo qui vale il lavoro di espansione 682, sempre all'incirca un po' arrotondato, kilojoule per chilogrammo gas meno questo vale 424, sempre chilogrammo, e quindi la differenza fa 250. E qui vedete che necessariamente sto commettendo un'imprecisione, insomma, approssimando, insomma, all'inizio ho voluto essere preciso nel distinguere aria e gas. È chiaro che nel calcolo del ciclo reale queste quantità specifiche perdono un po' di significato. Perché? Perché appunto il lavoro specifico, quindi per unità di massa di fluido che si ottiene nella turbina, l'abbiamo espresso come kilojoule per chilogrammo di fluido che evidentemente attraversa la turbina, mentre invece il lavoro speso nel compressore lo esprimiamo come kilojoule per chilogrammo di fluido che attraversa il compressore. Siccome questi sono diversi, è chiaro che poi fare la sottrazione non è il massimo della correttezza, però insomma ci siamo, l'importante è mettere anche questi numeri che ci danno un po' di indicazioni abbastanza utili. Per esempio troviamo la conferma di quanto vi dicevo, cioè di quanto abbiamo detto teoricamente, che appunto passando a degli esempi, questi sono numeri che abbiamo scelto per beta, T con 3, i rendimenti delle macchine eccetera, abbastanza plausibili. È chiaro che se, come dicevamo all'inizio, voi consultate un catalogo trovate un ventaglio di valori beta che può essere più piccolo di 15, può essere 7, 8 e può arrivare a 40 tranquillamente, e la temperatura che può oscillare tra 1000 e 1800, 1900 Kelvin, e quindi diciamo trovate un dettaglio, però questi sono sicuramente dei valori medi plausibili e corrispondenti a macchine reali. E come vi dicevo, troviamo con questi valori realistici, troviamo la conferma di quanto abbiamo detto in teoria qualche settimana fa, ovvero di come il lavoro di compressione sia una grossa aliquota rispetto al lavoro che si ottiene durante l'espansione in turbina, diciamo circa i due terzi, il 60% abbondante del lavoro di espansione, e quindi diciamo questo va a ridurre insomma,
si traduce su un valore del lavoro utile non particolarmente elevato. E da questo appunto ne consegue che se l'impianto per esempio è destinato alla produzione di energia elettrica e quindi non ha quei vincoli relativi all'ingombro, alle sue dimensioni, come può avere se questo impianto fosse destinato a essere il propulsore di un aereo, abbiamo detto più volte, dobbiamo utilizzare il ciclo semplice e l'impianto elementare che abbiamo studiato a suo tempo per far crescere in maniera significativa. Sarebbe stato un esercizio simpatico, non ho fatto i calcoli, però vi potete divertire voi a partire proprio da questi dati, provate a spezzare in due la compressione, per esempio, raffreddate, cioè che significa spezzare in due? Significa fare una pressione intermedia, fra 1 e quindi circa 4, comprimete, rifate tutti i calcoli con una pressione intermedia 4, ok? E comprimete fino a 4, raffreddate di nuovo fino a 288, sottraete questa quantità di calore, comprimete di nuovo fino a 2 secondo, ok? E quindi andate semplicemente a controllare i valori delle entalpie che vengono fuori in questi casi, adoperate pure gli stessi valori del rendimento politropico del compressore che avevamo visto prima e potete vedere come questo termine, quindi questo 424, si abbassa significativamente, che ne so, diventa, non ce lo metto il numero, ma diventerà un numero minore di 4, fra 300 e 400, e quindi questo fa crescere questo semplice intervento, questa interrefrigerazione, questo intercooling, con i numeri potete controllare, rendervi conto materialmente di come faccia crescere in maniera significativa il lavoro specifico utile che da 250 passa tranquillamente a oltre 300, 320, 340, 350, questo come ordine di grandezza, se semplicemente facciamo una sola interrefrigerazione. Ok? Chiaramente per il rendimento abbiamo bisogno della quantità di calore fornita al ciclo che sarà anche il lavoro. Come la calcolo la quantità di calore? No, me lo dite un altro. Come la calcoliamo la quantità di calore fornita al ciclo, come differenza fra H3 e H2? Nel reale H3 meno H2 H2 primo, e quindi sarà il T del gas per T3 meno T2 primo, e quindi 1.01 per 1473 meno 710. E quindi fa 770 kilogrammi per chilogrammo, e quindi a questo punto il gioco è fatto, il rendimento eta sarà L con U diviso F, e quindi sarà 258 su 7.
0, 5, 4, 0, 34. E ancora una volta, come dicevo, è un valore pienamente plausibile con la media degli impianti di questo genere. Non vi meravigliate se è lontano da 0,40, ma dicevo 0,40, già parliamo di una macchina di un certo livello, il top sarà su 42-43, quindi 0,40 è già una macchina di livello, fra 0,30 e 0,40 c'è un po' tutto il panorama delle linee. E il numero appunto dipende dal fatto che 1200 centigradi non è questa la temperatura, appunto quando vi parlo di 0,40, 41, 42 quelle temperature viaggiano intorno ai 1500 centigradi, 300 in meno si fanno sentire. Questi rendimenti delle macchine sono medi, medi alti, ma non il top, e quindi anche quello pesa, e pesa parecchio, pesa parecchio. E anche il beta è leggermente basso se, quando si vuole ottimizzare il rendimento, anche con questi valori, a occhio chiaramente, non è che ho il diagramma sott'occhio, però così a prima approssimazione, a prima vista potrei dire che beta 15 è un con una temperatura di 1200 centigradi è un po' più basso rispetto al beta di massimo rendimento. Mettendo insieme tutte queste cose viene fuori questo valore, particolarmente, insomma, un valore pienamente plausibile, un po' medio, diciamo, intermedio per il rendimento. Un paio di considerazioni interessanti, poi magari ci fermiamo per qualche minuto. Ok. Supponiamo che questo impianto, questa macchina così, che venga utilizzato in una centrale che ha una potenza assegnata, altrettanto plausibile con questi valori, diciamo 40 MW. Ok. Questo vuol dire che questa potenza è pari alla portata di fluido complessivamente evolvente per il lavoro utile specifico. Come noi ce lo siamo calcolato, possiamo calcolarci, ricavare la portata di fluido evolvente, e chiaramente appunto questa volta così comprendete bene quelle cose che un po' vi dicevo alla lavagna quando abbiamo visto questi cicli, che cosa significa fare certe approssimazioni. È chiaro che per poter fare il calcolo in fretta ci dobbiamo mettere un attimo d'accordo su chi è questa portata di fluido. Come sapete, in generale la portata che cammina nel compressore è diversa da quella che passa nella turbina, perché quella che passa nella turbina sarà quella d'aria più come numero, come massa, dobbiamo considerare l'aggiunta del combustibile. Però, come vi dicevo, anche alla luce di questi valori delle temperature, diciamo che il rapporto massa d'aria su massa di combustibile in questi casi è tranquillamente più grande di 50, può essere anche 60, anche 70 se
dipende da beta e da ticon 3 evidentemente, ma è difficile che sia sotto 50, quindi praticamente la differenza fra questi due è che se questo è 50, quest'altro è 51, quindi se io dico che le due portate, quella di aria e quella di gas in turbina, sono uguali, sono costanti, è come se stessi commettendo un errore di 1 su 50, sono del 2%, insomma. Okay. Però se non facciamo questa semplificazione non riusciamo a fare i nostri calcoli, che appunto ci portano a dire che per esempio che questo questo impianto con queste caratteristiche avrà una portata di fluido evolvente considerata costante tra compressore e turbina in base alla semplificazione che abbiamo appena detto, che sarà pari alla potenza di diviso lo sviluppo, diciamo 40.000 diviso, questi sono megawatt, quindi questi sono kilojoule al secondo, perciò 40.000 su 258 kilojoule a chilogrammo, e quindi viene fuori 40.000 diviso 258, sempre per voler fare numeri tondi, diciamo all'incirca 150 kg di fluido al secondo. Ok, sempre se riteniamo valido quindi che questo M punto, cioè 150 kg al secondo, sono sia la portata d'aria sia la portata di gas evolvente in turbina, quindi ci fermiamo qua, questo vuol dire che ci torniamo dopo, ricordiamoci questa cosa, invece se utilizziamo la definizione del rendimento globale del ciclo come P su M punto con C, H con I, e adesso H con I ci è familiare perché abbiamo dedicato un paio di lezioni ai principi di combustione, abbiamo definito il potere calorifico inferiore e via dicendo. E dobbiamo scegliere il combustibile, evidentemente H con I, abbiamo detto a suo tempo, è una caratteristica intrinseca del tipo di combustibile utilizzato, può variare parecchio se si utilizzano combustibili, questo non l'avevamo detto, approfittiamo dell'esercitazione per aggiungere anche questa piccola cosa, cioè esistono i combustibili cosiddetti poveri, ma che per esempio hanno delle caratteristiche che si possono ottenere come abbiamo accennato da fonti rinnovabili, dalle biomasse per esempio, dove però H con I vale 10.000 o 9.000 o 15.000, insomma questo ordine di grandezza, kilojoule per chilogrammo di combustibile utilizzato. Il carbone viaggia intorno a 30.000, combustibili idrocarburi liquidi tipo benzina, gasolio viaggiano intorno a 40.000, e il gas naturale, per esempio, potremmo prendere il gas naturale dove H con I dipende dalla composizione del gas naturale, considerando quasi metano puro, siamo sui 44.000 kilojoule per chilogrammo. Se scegliamo questo, tanto per fare un esempio, qui abbiamo 40.000 ancora su M punto con C, e qui 44.000, se ci ricaviamo M punto con C
vengono fuori all'incirca 2-3 kg, sì. 2-3 kg e 2.7 kg al secondo di metano, di gas naturale. Che si consuma. Altri due moltiplicazioni e ci fermiamo. Nella semplificazione che abbiamo fatto prima, trovando questo risultato, vedete che i numeri sono abbastanza coerenti, perché se m.a assumiamo esattamente l'approssimazione che abbiamo fatto prima e quello che abbiamo calcolato prima, vediamo che il nostro m.a su m.c, il nostro alfa, è 150 su 2.7, che sarà un numero poco più grande di 50, 55, 56. Come vi dicevo, è molto coerente con quello che vi dicevo prima, cioè un rapporto aria combustibile, una miscela abbastanza magra per limitare l'anticon 3 a 1200 centimetri, che se fosse stato stechiometrico quell'anticon 3 sarebbe schizzata a 2200 gradi circa centigradi, e quindi avrebbe distrutto le palle della turbina. Questo eccesso d'aria ci serve proprio a questo, e rende possibile quell'altro intervento di cui abbiamo parlato, che è la espansione interriscaldata, cioè una seconda combustione, una post-combustione. Perché? Perché se io interrompo qui l'espansione ed effettuo un'altra combustione, per esempio, per ritornare su, lo posso fare tranquillamente. Dici, dove la prendo? Dove lo prendo il comburente? Sì, aggiungo il combustibile, ma con che cosa lo faccio reagire? Non c'è problema, perché in quel flusso di gas combusti che sta espandendo in turbina ci sarà, lo sappiamo cosa ci sarà, CO2, H2O, azoto, eccetera, ma ci sarà anche tanta aria in eccesso, perché appunto il rapporto di miscela è ampiamente al di sopra dello stechiometrico, e quindi consente anche questa post-combustione. Se volevo fare altre due note, ma fermiamoci un attimo, dai, poi andiamo un po'.